Salve a tutti ragazzi e bentornati su Relax con Elden Ring. Allora, siamo qui e... beh, il posto è meraviglioso e abbiamo fatto tutta quella strada maledetta lì accendendo dei braceri. Io non so che cazzo servono sti braceri, forse ognuno di quei braceri ha alimentato questo... No, figuratevi, si rompono pure. Non lo so, abbiamo acceso braceri a cazzo in giro. E adesso dobbiamo scendere qua sotto. Oh, mi porta su! Io pensavo mi portasse in basso. Ok. Oh, questa cosa è fighissima. Tra l'altro sto salendo a una velocità imbarazzante di non so quanto... Sto salendo tanto. Ok, tanto sto salendo, ma proprio tantone. Ricarichiamoci un po' di mojuia. Ecco. Oh, grazie. Ah, siamo tornati al mondo di sopra. Ok, credo di aver anche visto questa porta, forse no, perché questa grazia non l'ho mai scoperta. Ma io sono stato qua vicino. Quindi, allora io la prima volta che sono stato nel mondo di sotto, ci sono stato con un teleport. Quindi non avevo capito quanto fosse collegato in maniera diretta al mondo di sopra. Non si tratta di una seconda dimensione ultraterrena, no, è proprio sotto. È reale. Il teleport mi aveva mandato completamente fuori strada. Sì, tu tira. Ho capito dove sono. Ho provato un sacco di volte ad arrivare qua sotto. Mi sono buttato da non si sa quante... Ops. Mi sono buttato da precipizi su precipizi tentando di arrivare qui. Sì. Dicevamo, ecco dove sono, qui, dove non sono mai arrivato. Quindi l'unico modo per arrivare da ste parti, che io mi stavo dannando l'anima, porco Giuda, per arrivarci,
era affrontare quei due cacacazzi passando dal mondo di sotto. Cioè, quindi l'iter è: devi andare nella foresta di, come si chiama, di Sepolcride, trovare quel punto specifico, quella torretta specifica, entrarci dentro, farti trasportare nel mondo di sotto, farti tutto il mondo di sotto, che ci abbiamo messo un'ora nello scorso gameplay, quasi, arrivare qui. È impossibile, cioè veramente non puoi arrivarci per intuizione, è un giro di pippo talmente grande. Ma tu parli? Lui parla. Ah, ora puoi vedere il segno di evocazione rosso del cavaliere del grande vaso. Semplicemente perché ho detto a questo qui, ma se ci parlo di nuovo, penso che faccia la stessa cosa. Ah, ci posso parlare più? Ah, tocca segno di evocazione rosso. Evocare avversario? Avversario? Perché dovrei evocare un avversario, scusami? Ho evocato un avversario? Ah, quindi è così proprio, va bene. Cascrova. È un problema. È fortissimo. Vabbè, poi mi ci sono buttato un po' a cazzo di cane, però se battessi questi tre, che succederebbe? Sospetto nulla. Questo è quello che sospetto. Il problema è che quei giganti con l'arco staranno sempre lì. Cioè, io rischio di dovermi accoppare quei giganti con l'arco ogni volta che sbaglio con questi. Sarebbe una cosa orribile. Orribile. Madonna. Sì. È così che va. Braccio. Ok, solo l'onda d'urto della freccia mi ha sbalzato. Sì, fai tutto il fuocherello che ti piace, lo so. No! Sì! Non so nemmeno io come ho fatto ad arrivarci, ma ci sono arrivato. Freccia gigante. Là sopra ci sono le mie anime, ma forse devo sconfiggere sti cosi per... Oh, cazzo, mi sa di sì. Mi sa di sì. Eh sì, perché lui sta davanti alla porta.
Non si entra, se no. Questo pezzo di merda sta qua davanti. No, oh, ci si va. No, eh. E la sua è una... è uno sbarramento simbolico, nel senso... Io non posso entrare proprio a livello simbolico qua dentro perché lui c'è là davanti. Vabbè. Seguo questi tre. Cavaliere Gran Vaso, va bene. No, mago, mago, no, 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 no. Dai, però. Quanti cazzo di danni ti fa la stregoneria, sto figlio di puttana. Mamma mia, ragazzo, sono immortali. Niente, niente. Non credo che sia ancora il momento di picchiare questi, perché sono tremendi. E poi ne dovrei fare tre di fila, credo. E non c'è neanche una statua di Marika, sai? Io non posso duellare con questi. Ok, facciamo questa prova. Perché magari se arrivo lì, attivo il duello, il muro di cinta magico che si genera può bloccare le frecce, ma non credo, siamo in un... cioè, questo è Dark Souls, quindi no, non avverrà. Ma perché sennò qui il problema sarebbe, no, ammazzarsi sti arcieri tutte le volte, che non è una cosa lunghissima, però è comunque una palla. Devo sperare che nel tempo che lui si gira, insomma, io riesca... Ah no, 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 mi sa che si girano verso di me, però... Sì, ci vuole un po' di tempo, ma alla fine... Ok, vediamo. Credo si sia infranto sulla barriera. Credo. Porca troia. Mamma mia, un colpo solo e mi rompe la guardia. Un colpo solo, raga. Ma ho fatto pure il contrattacco, non so se avete visto. Però non... Non gli tolgo una beneamata ceppa di minchia.
fatto sanguinare. No, mezz'aria mi ha ucciso. Comunque, questo qui si può fare. Questo è meno cacacazzo degli altri due. Comunque è un dito in culo che non si racconta. Però almeno non ha poteri magici de merda. Saltellando lo si fa. Però è lungo, mamma mia. Mamma mia, che lunghezza, che pesantezza. Va bene, dai, è inutile che ci stiamo a riprovare altre 2000 volte. Abbiamo capito che è fattibile, ma che c'è sostanzialmente da rompersi i coglioni. Quindi ci torneremo quando avremo un pochino più di potere d'attacco, dai. Non è una priorità adesso entrare qui. Ne abbiamo altre di priorità. Mi andrei a riprendere giusto le rune, perché... Oh. Rune non erano 2 o 3, erano 10.000. Purtroppo con nemici così forti devi applicare per forza delle strategie che sono noiose, c'è poco da fare. Devi ripetere l'attacco sicuro 12.000 volte, devi essere molto molto cauto, perché comunque parare in maniera normale, l'avete visto, non ha senso, un colpo mi sbilancio, quindi proprio inutilissimo. Giocarsela in maniera diversa non aveva molto senso, perché avete visto che comunque il suo danno era sproporzionato. Ma forse dovrei provare gli attacchi con magia, che ne so. Ok. Ma vattene giù, non mi rompere la wallera. Comunque questi qua, ridendo e scherzando, 1700. Ne danno di risorse questi qui. Quindi capite, cioè lì c'è l'albero madre, lo schifo. E io volevo in qualche modo arrivare dentro questa gola. Ma come cazzo ci arrivavo? Guardate qua. Cioè è altissimo sto posto, altissimo. Quindi l'unico modo era... Vedete qui, io tentavo. Proviamo... Allora, ora vi faccio vedere cosa provavo a fare io. Ora vado dal mercante solitario lì e vi faccio capire cosa volevo fare io, qual era la mia idea. Qui c'è un mercantino. Allora, la mia idea era di arrivare qua sotto. E ci ho provato in tutti i modi, raga. Ci ho provato in tutti i modi. Ho detto no, devo arrivare dall'altro lato. Sono andato dall'altro lato, però come facevo? Come facevo? E poi mi è passata la fantasia proprio di farlo quando mi sono affacciato da questo lato, ho visto la situazione. Dall'alto appariva così, e anche dall'albero madre appariva abbastanza inquietante. Cioè c'era sto vaso enorme, c'era sta gente iperforte, c'era tutta una situazione strana. Mi arrendetti, come si dice, mi arrendetti. Questa è veramente una zona di merda, proprio... Ah,
Stiamo scherzando. Ma ha tolto tutto. Mi ha tolto tutto, mi ha privato di tutto quello che avevo. Un colpo mi ha dato, ma mi ha ucciso. La merce di questo vetusto mercante è di tuo interesse. Fammi vedere che c'hai. Gesto schiodato. Rimosso dopo la morte al posto delle rune. Utilizzabile per duplicare le ceneri di guerra. Questo potremmo pure, se troviamo un'altra cenere di cui ci innamoriamo. Si applica l'armamento, fornisce attacchi drago speciali. Materiale per la creazione di oggetti. Have a safe journey. Allora, qui abbiamo un mercante qua vicino. Allora, facciamo così. Diamo un'occhiata all'inventario. Ci dovrebbero essere delle pietre da forgiatura, giusto? A me che servivano le 6. 6. No. No. Funerea. Forse agli armamenti fino a più 12. Scusatemi, c'è qualcosa che non mi torna. Io devo capire bene, io veramente, col fatto che piglio oggetti, poi vado dal fabbro, dico fai, lui dice no, non c'è gli oggetti, poi me ne vado. Non ho mai capito veramente fino in fondo come funzionano queste creazioni del cazzo che mi fa, anzi che non mi fa, perché non me le fa più. Mi scusi, sir fabbro. Potenzi armamento. Sono necessari oggetti. Che cazzo di oggetto ti serve? Oh, devo arrivare a più 9, giusto? Questo ce l'ho a più 8. Allora, ah, pietra da forgiatura 3 mi manca. Mi manca la pietra da forgiatura 3. Giustamente. Me ne servono 6 e ne ho 5. Mica posso comprare da te. Che ti posso vendere? Vabbè, ma me le tengo le cose, ma che mi frega. Perché mi ricordavo 6? Perché ne servivano 6? Ah, you. Please, pathetic, I know, but... Questa non sblocca il suo personaggio, è sempre bloccata lì. C'è qualcosa per aprire sta porta pure da qui? No, eh? Figurati. Figurati! Ma pure qui non... Sicuri che non c'è... Si apriranno ste porte, però mi sa che devo accoppare i semidei, se no non c'è verso. Lo sento provenire dal lato opposto. Le grida delle menti e gli spiriti terrorizzati dalla maledizione. Oh, dall'altro lato della tavola rotonda. Io non capisco di chi cazzo parli questa qui. Allora, secondo me c'è qualcosa di strano proprio nel culto delle dita qui. Perché non è... C'è il primo NPC, quello lì con la maschera, che
ha detto sono un po' figli di puttana secondo me. Equipaggiamento dei campioni. Allora io mi devo fare, cioè cambia vista. Cioè io potrei pure comprarmi sta roba, no? Però è roba, è roba magica. Ah, io praticamente adesso c'ho questa. C'ho molta più resistenza fisica. Fisica. Io credo di avere veramente addosso quello di cui ho bisogno. Ah, mi fa andare in fat troll. Forse togliendo questa balestra dal mio equipaggiamento. Ok. Beh, non male, non male. Ok. Allora, vediamo un po'. Fatto. Castello di Morn. Io qui mi illudo di aver esplorato bene, però è pure vero che quando sono arrivato qui io avevo un sacco di problemi anche solo a rimanere vivo. Il castello di Morn me lo sono fatto col culo stretto, piano piano. E non è che abbia speso tutto sto tempo a esplorare. Mi ricordo di questa stanza. Mi ricordo di aver pensato, minchia, non ha senso. Qui no, forse qui. Boh. Lo penso anche adesso, minchia, non ha senso. Questo ci porta su. Tutto sto posto me lo sono fatto senza fare i contrattacchi. Oh, esploriamo bene, perché pure a Gran Tempesta sono tornato e ho trovato roba. Sì, attraverso i muri si sente che sta infuriando la battaglia. Ok, attacca. Ah, già me che attacco prima del tempo.
effettivamente è un altro paio di maniche ora come ora sto posto. So, me lo ricordo molto lineare sto posto. Non credo di essermi perso chissà che cosa, perché me lo ricordo veramente linearissimo. Con un sacco di percorsi obbligati. Come vedete, con loro sto sempre molto molto attento, perché purtroppo sono nemici che in gruppo sono fastidiosissimi. Ecco, per esempio adesso stanno lavorando insieme per tritarmi la wallera e ci stanno riuscendo benissimo. Scusatemi. Ok. Quindi tecnicamente c'è un modo per raggiungere l'altro lato anche da qui. E forse è questo. Questo è il pezzo che mi mancava. Ma io qua ci sono stato però. E sono sicuro che... Io sono sicuro di esserci stato qui. Mi ricordo sta situazione. Però non mi ricordo di aver fatto quella specifica prodezza che ho fatto adesso. Ma alla prima run difficilmente faccio queste cose. Molto difficilmente. Sostanzialmente ho solo accorciato il tutto, perché dovevo arrivare tipo qua dietro. Dovevo superare gli uccellacci. Sì, infatti dovevo arrivare qui. Ho tagliato di 2 metri facendo quel salto. Anche se qui poi in realtà c'è una grazia. Ok, però non ce ne frega niente. Qui sì, mi ricordo questa cosa. Qui siamo sopra. Quello è stupido, non so che dirvi. È veramente stupido. Ogni tanto mi arriva qualche anima di morto. Amico mio, non so che dirti. Ok. Forse questo tipo di esplorazione non lo dovrei fare registrandomi, perché alla fine potrebbe non fregarvene nulla di questo tipo di esplorazione, ma... Questa è, essendo la mia blind run, raga, io mi sto togliendo un po' di dubbi. Ok, però da qui poi non posso andare da nessuna parte.
È strano quel... Mi ricordo questa parte come una fregatura, non so. Quella grazia perduta la ricordo come una cosa che mi ha proprio indisposto. No, dai. Sa mort. Qui c'era il re, giusto? Ecco, ecco perché me la ricordavo come un sogno sta parte. Perché qui non ci sono venuto alla prima, qui ci sono venuto dopo. Quando ho preso la missione della ragazza e mi ha detto: "Ah, mio padre, papà, papà, papà". Ok, ecco perché. Perché lì c'era il re. E pensate che nella mia testa il re stava a Gran Tempesta. Pensate che labirintite mentale che c'ho con questi giochi. Pensate un po' voi. Ecco, e poi si passa da qui. In realtà questa grazia non è messa troppo a cazzo di cane. È messa per farti terminare quest'area. Però se vai qui, se prendi prima la grazia, col cazzo che arrivi al re. Non ci arriverai mai. Niente ragazzi, questo qui non lo possiamo aiutare. Ma da quella parte? Se non andasse di qua? Nulla, eh. Non c'è niente di... Ok. Qui ci sono sicuramente stato, sicuramente esplorato. Mi ricordo questa cosa che non serve a un cazzo, gli ho pure dato le botte da tutti i lati. E poi niente, poi si scende qua sotto, punto. Si scende qua sotto. A proposito, io nel mio equipaggiamento c'ho questa roba qui, ma la medusa, non ho mai provato la medusa. Vedo che quasi tutti quelli che fanno meme sulle evocazioni di Elden Ring ci mettono le medusine. Ma perché sono così sgrave queste medusine? Cioè, se dovessi pensare alle meduse che trovi nel mondo, non credo proprio che siano i nemici più pericolosi. Quindi non mi è mai venuto voglia di usarle come evocazioni. Forse fanno qualche tipo di danno magico, magari sono resistenti, boh. Ok, fermi. Questa è stata fatta così anche l'altra volta, giusto? Perfetto. Ma veramente? Resistito a un colpo di spada sto sorcio. Stavo pure a due mani, neanche a dire
due mani, ragazzi. No, raga, io qua ci sono già tornato, non c'è veramente un cazzo. Nel castello mi ricordavo che fosse molto a senso unico. E lo è. Lo è. Non ti puoi inventare chissà che al castello di Morn. Non puoi. Qui ci sono stato, me lo ricordo. Me lo ricordo benissimo. A meno che all'epoca... No. Mi sa che no. Va bene. Non ci resta che andarcene via a fare in culo in un'altra zona. Allora, visitiamo una zona che è un pochino più avanzata e della quale non ho tutta questa grande conoscenza, perché me la sono fatta correndo come un cretino. Anche perché c'avevo zero ampolle, non c'avevo niente da parte. Tra l'altro credo che una volta, facendomi questa zona qui, avrei fatto Pasqua e Natale con le rune. E adesso è come se non avessi ucciso nessuno, praticamente. Oh, questa zona mi sta veramente sul cazzo da morire. È troppo, troppo grande. Tu dici, vabbè, c'è Margit. Sì, c'è Margit, ma ci sono i buchi per terra. Non riesco a sconfiggere Margit con i buchi per terra. L'avete visto anche l'altra volta, cioè sono morto nei buchi. Non sotto i colpi di Margit, ma sotto uno strano misto. Da questa ci sono stato? L'oro che avvolge i cieli come un velo, il grande albero che genera colonne di luce. Senza luce affrettati a raggiungere l'albero. E di fronte a qualunque ostacolo sappi che le dita ti guideranno. Sì, per esempio Margit su questo campo di battaglia sono due dita su nel culo. Quello intende lei con le due dita ti guideranno. Avrai sempre due dita su nel culo in questo gioco. Allora, è bellissimo da vedere sto posto, bellissimo. Forse uno dei... Ma tu sei scemo, ma lui è il gargoyle che c'è là vicino alla chiesa della bestia ecclesiastica. Ma vai a fanculo, ma non esiste. Ma non esiste. Io vengo da qui, tipo. Sì. E da qui la direzione è sempre quella. Ponte di vino. Ah, ponte di vino. Galleria sigillata. Non me ne ricordo ste zone. Non me ne ricordo affatto. Qui secondo me c'è qualche schifo di... Ma proviamo. Abbiamo un quarto d'ora prima di chiudere il gameplay. Non ci ho messo sopra una testina di morto, quindi credo che sia da esplorare, però... Cioè, in questa zona esplorare un posto del genere, ragazzi, è arduo. Molto arduo. Non tolgo proprio un cazzo, ragazzi.
hanno quasi la vita di un mid boss, questi stronzi piccoli. Non oso pensare all'eventuale boss di quest'area. Che vita possa avere? Non danno neanche tante rune alla fine. Però vedete qua sotto io potrei, in effetti no, dai calmo. Guarda quanto dura sta attacco. Scusatemi ragazzi se vado piano piano, ma... Sì. Questo figlio di puttana... Capite? Cristallo incrinato. Ma io vorrei una pietra da forgiatura 3, ragazzi, quella mi serve. Oh, poi ci veniamo qui. Però per il momento voglio andare avanti perché ho visto che ci sono delle pietre da forgiatura, delle cose. Avvelenata, ma no, queste non sono pietre da forgiatura, sono cristalli incrinati, me li sbatto al cazzo. So 16.000 però. Odierei perdere 16.000 rune, lo odierei con tutto me stesso. Imitazione di grazia, la luce mostra la via ma senza imporla. Che cazzo vuol dire? Questa non l'ho mai usata. Questo, perdi le rune, torna all'ultimo luogo di grazia perduta visitato. Ma per questa cosa è proprio inutile, perdi le rune. Cioè se io voglio andarmene, io me ne voglio andare per salvare le rune. Cioè se vedo che la situazione è brutta, tipo qua sotto, io per salvarmi le rune piglio e me ne vado e uso un consumabile. Cioè che senso ha usare un oggetto che ti fa perdere le rune? Cioè, veramente non c'ha un cazzo di senso per me. Magari non ti fa perdere tutte le rune, ti sacrifica un 20% delle rune, questo non è riportato. Però qualora si perdessero tutte le rune non avrebbe un cazzo di senso per me. Porca puttana. Madonna!
Vabbè, avete rotto il cazzo voi. E chi non vi uccide male. E come si esce da questa situazione? Non si fa. Funere a 5. Ok, forse una situazione più di merda di questa non credo di averla mai vista finora. Mai. Mai proprio. È tremenda, raga. Però là sotto ci ho lasciato 18.000 rune. Mo non me ne frega un cazzo. Cioè, l'alternativa sarebbe andarmene. Andare altrove. E boom. E però non va bene perché... Allora. Allora qua si capisce che razza di figli di puttana. Questi sono i nemici più astuti in assoluto in Elden Ring. Perché ti fanno le tracce, sono delle trappole viventi questi qua. E mo se io riuscissi a tornare là sotto, perché ho visto che il terreno è disseminato, letteralmente disseminato di oggetti buoni, viola perlomeno, poi non lo so, magari tutta roba per i maghi, probabilmente, sicuramente tutta roba per i maghi. Che poi, non mentiamo, io sono venuto qui solo nella speranza di trovarci una pietra da forgiatura 3. Very easy. Ok, allora. Guarda che rompicoglioni. Guarda che la loro missione è proprio tritare il cazzo. Guarda quanto rompono le palle. Loro deridono il giocatore. Con la forza dello spam e l'intraprendenza di chi già sapeva, e sono tolti dal cazzo. Vabbè, lì c'è la... Guarda dove mi ha messo le fottutissime rune, guarda, nell'angolo di merda. Non posso evitare di averci a che fare con quello schifo adesso. Non posso proprio evitare. Vuoi vedere che io devo far spaccare? Vuoi vedere che tutte le statue con la crepa in culo? Ma se non bestemmio, guarda. Vai a fare un giro, vai. Chiave della spada di pietra che va sempre bene, per carità, però io vorrei qualcosa che mi permetta di picchiare sti stronzi. Non posso creare oggetti, naturalmente. Figuratevi se sia possibile questa cosa. Ma quanti siete? Beh, siete decisamente troppi. Siete troppi tropponi.
troppi tropponi. Allora, raga, forse se riesco a scendere da qui me la cavo. Me la potrei cavare. Loro sono tanti, proprio tanti, 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 ma magari affrontati con calma, tipo che uno già in meno. Via. Ok. Guarda la macchina di merda che fa tutto un... Bene, bene. Ok. La macchina si rimette lì. Ok, allora evochiamo. Vero? Ma perché? Ma non mi ha dato neanche il tempo di... Medusa fa schifo, raga. La medusa fa veramente schifo. No, non un po'. Vabbè, ci vediamo alla prossima.